Saluto da Roberto Provenzano, presidente di Radio Raccontiamoci APS, dove ci occupiamo di edizione digitale, di podcast, di audiolibri. Oggi parleremo della voce, in senso generico, perché poi nel corso scopriremo proprio come la nostra voce ha tante sfumature. Abbiamo tanti professionisti che vi insegneranno ad usarla, ma io oggi voglio parlare di una caratteristica particolare che andremo a scoprire nel corso e la differenza tra l'ascolto della nostra voce, così come la state sentendo anche voi, se non avete le cuffie, o l'ascolto della nostra voce attraverso un meccanismo, ovvero un microfono e una cuffia che ci rimanda la voce. Perché io, se devo registrare un audiolibro, avrò bisogno di prendere confidenza non solo con questi strumenti, ma con la mia voce. Parlando di un audiolibro registrato con la vostra voce, che è quello che vorremmo fare attraverso questa serie di corsi. E quindi avremo modo anche di entrare in contatto proprio con l'ascolto della nostra voce. Come si utilizza la voce davanti a un microfono? Che caratteristica deve avere anche il movimento della mia bocca, se deve essere più o meno accentuato o se è uguale a quello che io uso magari parlando in pubblico. Ho bisogno di un rapporto diverso perché la mia voce sarà incanalata appunto in questo strumento che in questo momento è qua in basso, perché per questo guardo in basso di fronte a me, e questo strumento amplifica in genere la mia voce, quindi avrò bisogno di modularla in qualche modo. Piccoli accorgimenti per rendere la registrazione il più audibile possibile, come ricorda un sito di pubblicazione di libri, perché l'audiolibro, il podcast, deve avere il piacere di essere ascoltato. Ci vediamo per il corso in presenza.